In questa puntata, Giorno del Ricordo, Parlamento regionale degli studenti, Archivio storico della Regione Toscana, Felici e connessi. Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Questa è la finalità della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, celebrata il 10 febbraio di ogni anno come la solennità civile nazionale. Il giorno scelto per la commemorazione è una data simbolica. Il 10 febbraio del 1947 entrò in vigore il trattato di pace con cui le province di Pola, Fiume e Zara, parte delle zone di Gorizia e di Trieste, passarono a quella che era allora la Jugoslavia. Il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nordorientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica. I problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi, tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati, e poi quando quelle terre diventano Jugoslavia inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. Il 6 luglio dello scorso anno, con mio grande orgoglio, è stato ricostituito il Comitato Provinciale NVGD qui a Firenze, e quindi il mio compito è quello un po' di fare quello che faceva mio nonno, esule da Orsera, in Istria, che faceva il pescatore. Il mio compito è quello di tirare sulle reti e cercare di recuperare sul tessuto fiorentino quelli che sono gli esuli rimasti, i figli di esuli, che hanno bisogno, perché abbiamo tutti bisogno che questa storia venga raccontata, e per dare risonanza ad un evento, ad una storia complessa che per troppi anni è stata negata e che alla mia generazione non è stata neanche insegnata. Quindi da docente e da presidente del comitato NVGD in collaborazione con la Regione Toscana, col Comune di Firenze, la mia intenzione è quella principalmente di creare progetti didattici per la scuola in linea con quelle che sono le linee didattiche sulla frontiera adriatica pubblicate dal ministro Bianchi nell'ottobre scorso, proprio in vista di una memoria che deve andare oltre, in applicazione a quella che è la risoluzione del Parlamento europeo, proprio nella memoria di un'Europa condivisa. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio Solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Sì.
Seduta plenaria del Parlamento regionale degli studenti della Toscana. Ad aprire i lavori nell'ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria, l'incontro con Vera Vigevani Yarak, testimone della Shoah. Oggi siamo onorati di avere qua in presenza Vera Vigevani, una sopravvissuta alla Shoah che scappò dall'Italia nel periodo delle leggi razziali. E noi del Parlamento degli Studenti non possiamo che ringraziarla, appunto, dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza. È importante che ci incontriamo e scambiamo un po' di opinioni, vediamo se assieme cerchiamo non solo di ripassare il passato, che tra l'altro è facile trovare tanta informazione, basta mettere un dito, sì, è su internet, ma vedere un po' che sta succedendo e soprattutto affrontare tanti problemi, tanti drammi, tante cose terribili che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo. Allora, per loro e per me è una maniera di starci vicini, di metterci insieme, di forzarci, non dividerci, perché quella è la cosa peggiore, e vedremo se qualcosa riusciamo a fare di fronte a questa eredità che la mia generazione e anche la precedente stanno lasciando. Vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia e chi lo sa. Dicono che tutto sono utopie, sogni. È vero, sono anche utopie probabilmente, ma le utopie qualche volta si possono realizzare. E allora eccoci insieme tutti quanti. Io adesso assisterò a una sessione, avrò vicino a me, ce l'ho già, la nuova presidente, che è una donna, e quindi è anche un momento per noi donne di farci sentire, di assumere le nostre responsabilità e farle assumere anche ai maschi, perché abbiamo bisogno anche del loro appoggio. Tutti assieme, qua, oggi, a Firenze, che io amo da tanti anni e che per me rappresenta la Toscana una cosa importantissima, ed è che per sempre i diritti umani sono stati non solamente così espressi con parole, ma c'è stato un fatto che dimostra assolutamente questo impegno, perché tanto tempo fa fu la Toscana la prima ad abolire sia la pena di morte, sia purtroppo anche le torture che nel mondo ci sono state e ci sono ancora in tanti luoghi del mondo. Adesso aspetto a ascoltare, prima di tutto ascolto. Grazie. E poi vediamo se possiamo dialogare. Da gennaio 2023 si è aggiunto un nuovo spazio aperto al pubblico nel panorama degli archivi toscani e nazionali, l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana. L'archivio comprende la documentazione propria del Consiglio regionale e quella degli archivi aggregati, relativa ad affari esauriti da oltre 40 anni e destinata alla conservazione permanente in adempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Una giornata bella, è una giornata bella per le cittadine e i cittadini della Toscana. Saremo la prima regione a statuto ordinario ad avere un archivio storico. Quello che noi siamo è frutto di quello che è stato in questi anni. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete
tante battaglie che questa regione ha portato avanti. Un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere, per fare memoria. Io credo che quando si inaugura un archivio è un momento di festa, è un momento di festa dell'istituzione, naturalmente la Regione Toscana, chiaramente il Consiglio regionale della Toscana, però è un momento di festa per tutti i cittadini fiorentini e diciamo tutti i nostri concittadini, perché gli archivi non stanno vivendo un momento brillante, ci sono grandi difficoltà. Io insegno in un osservatorio campano, insegno all'Orientale di Napoli, ho tantissime tesi, quindi questo mi dà il senso dell'importanza degli archivi anche per i nostri studenti e la difficoltà di trasmetterli come patrimonio civico, patrimonio comune. C'è un po' da lavorare su questo e per questo penso che questa iniziativa sia tanto importante. Io ci sono molto affezionato perché prima di essere il presidente della giunta regionale sono stato il presidente del consiglio e quindi in quei 5 anni dal 2015 al 2020 ho lasciato il cuore in questo ambiente, l'assemblea della regione Toscana, il luogo dove si fanno le leggi, e quindi sono contento che il mio successore Antonio Mazzeo abbia organizzato questo, che è uno spazio importantissimo di documentazione, e io spero ad esempio di materiale per tesi di studenti universitari, di materiale per mostre sulla democrazia e la libertà nella nostra regione, su tanti argomenti che con la razionalizzazione di archivi che altrimenti rimarrebbero anche difficilmente accessibili può esserci per il futuro. È un salto di qualità questa inaugurazione degli archivi, perché non dimentichiamoci mai che il futuro si costruisce quando vi ha un fondamento di memoria forte e approfondito. Ci vollero 25 anni per istituire le regioni dopo la Costituzione e sono passati 53 anni da quando le regioni sono state istituite. Il paese è profondamente cambiato, è cambiato il rapporto fra le regioni e lo Stato, è cambiato il rapporto fra le regioni e la società e le società e il territorio su cui le regioni lavorano. Questo profondo mutamento non può che essere attestato e testimoniato dagli archivi, cioè gli archivi delle regioni sono importanti tanto quanto le regioni, e il tempo che è passato è un tempo che fa sì che questi archivi diventino fonti per la storia del paese. Non tutte le regioni hanno lavorato allo stesso modo, non tutte le regioni hanno un rapporto con la memoria allo stesso modo, ma questo significa di fatto anche una pratica organizzazione del lavoro che le regioni devono darsi per custodire, tutelare e valorizzare la propria memoria. Nella giornata mondiale della radio, evento conclusivo del progetto L'Università alla Radio, l'esperienza di Felici e Connessi tra radio, web e social, finanziato con il fondo Antonio Megalizzi dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Università e della Ricerca, con ente capofila Contro Radio e Partners, il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze e il Coricom Toscana. Oggi riusciamo a mandare un messaggio forte, è possibile condividere con le studentesse e gli studenti un'idea, un progetto di futuro. Qualche anno fa si diceva la radio non sarebbe più esistita, invece la radio con gli strumenti di comunicazione moderna funziona ancora di più, penso ai podcast, penso alla web radio, penso alla necessità di unire sostanzialmente forme di comunicazione differenti. È stata un'esperienza anche per noi, devo dire, molto interessante, che ci ha arricchito molto. E soprattutto abbiamo avuto grande soddisfazione nel lavorare con questi ragazzi che si sono dimostrati molto interessati e soprattutto motivati, e insomma alla fine è venuto fuori un progetto completo in cui loro hanno imparato la comunicazione in ogni sua forma, quindi hanno imparato a gestire una redazione, a organizzare le interviste, a scegliere i relatori, ma non solo, anche a fare editing, quindi a tagliare gli audio, a montare le trasmissioni e poi anche a parlare davanti a un microfono. È importante questo progetto perché
perché nasce dall'idea di valorizzare uno strumento importante che conosciamo tutti come la radio e di formare questi ragazzi che hanno bisogno, soprattutto il coinvolgimento è stato del master, quindi proprio di un'attività pratica con dei professionisti. È la prima volta che comunque noi realizziamo qualcosa insieme, in sinergia, in stretta sinergia con una radio, ma anche la radio universitaria a Firenze, ci sembrava un'occasione per iniziare tutto questo. È stata un'esperienza fantastica e formativa a 360 gradi, abbiamo imparato un sacco di cose. La strada principale è stata quella della radio, chiaramente, però in parallelo abbiamo acquisito un sacco di competenze comunicative al completo, dal lavoro di redazione, social, interviste, produzione di contenuti e quant'altro. Quindi sì, sono veramente molto soddisfatta e chiaramente orgogliosa di essere qua.